Ben ritrovati, noi siamo sempre a Bove, sotto l'area del mercato di Fagioli. Come vedete si sta svuotando, nel senso che ormai la contrattazione è finita, i camion hanno caricato e sono partiti per altre destinazioni, perché molti di questi fagioli domani, quindi nelle 24 ore, arriveranno a Fondi, arriveranno in tutta Italia per essere poi distribuiti alla grande distribuzione e quant'altro. Ecco, una battuta per dire che cosa rappresenta oggi la coltivazione del fagiolo, distinguiamo tra secco e fresco, in provincia di Cuneo. Sicuramente oggi il fagiolo rappresenta una fetta importante della superficie coltivata in provincia di Cuneo. Quest'anno in particolare il clima favorevole, ma sicuramente l'orientamento produttivo delle aziende agricole hanno fatto sì che la superficie coltivata è stata maggiore. Come dicevo prima, il clima favorevole ha fatto sì che la coltivazione di quello ceroso, quindi quello rosso, avesse un buon sviluppo, anzi un ottimo sviluppo. Ci sono stati due piccoli problemini durante l'anno, nel senso che la ruggine, che è un fungo, un patogeno che va a colpire la pianta, e il ragnetto rosso durante quel periodo siccitoso hanno creato qualche problema, nel senso che qualche appezzamento ha avuto qualche danno. Fondamentalmente niente di particolare. La coltivazione del secco invece direi che, essendo stata leggermente più tardiva, non ha avuto particolari problemi, quindi sostanzialmente direi che a livello tecnico, a livello fitopatologico, l'annata è stata ottima. Una buona annata, insomma, ecco. Ora, lei è di Centallo, però viene a Boves incassettando il prodotto, eccetera, perché Centallo quest'anno c'è stata qualche difficoltà, ecco, diciamo, per l'utilizzo dell'area, poi le cose sicuramente si sistemeranno. Ecco. Come si è trovato qui? Ah, mi sono trovato bene. Che qua ci sono più acquirenti, quindi più facilità a vendere, a contrattare il prodotto. Quindi è più facile collocare anche il prodotto? Più facile, sì. Ecco, lei fa fresco e secco o fa solo? Fresco e secco, sì. Quindi il fresco quest'anno l'ha venduto qui? Sì, tutto qua. Sì. Che difficoltà ha trovato, o meglio, qui ha trovato dei servizi, voglio dire, in questo mercato, cioè non difficoltà nessuna? Sì, no, difficoltà no, qua come mercato è più dinamico, più vivo, no? Si può contrattare il prodotto. Mi dicevano che la media dei prezzi, parlando di secco, quest'anno a Boves, sul mercato di Boves, ha superato €1,50, insomma, quindi sembra anche remunerativo come complessivamente, adesso, a parte il momento in cui magari è andato più su o più giù, insomma. Sì, quest'anno il prezzo è stato più, diciamo, più stabile dell'anno scorso. Non ci sono state le punte massime e neanche le punte minime, diciamo. Il prezzo è stato più stabile. Si è mosso di meno, insomma, un riferimento più tranquillo. Ecco, parlando un attimo di quelli che sono i mercati, Mario, mi sembra di capire che il discorso di Coldiretti è quello di dire che il mercato è comunque un punto importante, quindi anche Centallo in qualche modo dovrà superare il momento d'impasse che ha vissuto, insomma. Ma certamente sì, i mercati sono importanti in quanto fanno il prezzo, e sono pochi ormai purtroppo i prodotti in cui l'agricoltore torna a casa con i soldi in tasca già alla sera. Centallo ha avuto questo problema contingente nel 2011, speriamo con la ragionevolezza che ha dimostrato fino adesso l'amministrazione di voler assolutamente per il 2012 poter dare una giusta casa ai produttori di Centallo e dei paesi limitrofi, perché comunque se Boves è il polo principale, comunque Centallo raggruppa parecchia parte della zona di Fossano e poi la zona del Buschere, dove la produzione è comunque elevata ed importante. Protagonisti importanti sui mercati non solo dei fagioli, anche i commercianti che vivono a stretto contatto con la realtà agricola che produce e conoscono anche il mercato, perché poi voi vi trovate a vostra volta a consegnare il prodotto fuori. Ecco, quest'anno com'è andato sul fagiolo fresco? Ma via discretamente, i prezzi non sono stati eccessivamente alti, se è possibile, come dire, lavorare più facile con un prezzo medio. Come oggi, come i giorni scorsi, è andato un po' su di punta 15 giorni fa, via. Sì, però se non ci sono le punte vi facilita anche nel vostro lavoro, insomma. Non c'è proprio un prezzo eccessivo, è più facile. Il vostro prodotto, il prodotto che comprate in queste zone, dove lo vendete? Insomma, adesso senza fare nomi delle aziende commerciali, ma indicativamente, io sentivo parlare del mercato di Fondi. Ma il fagiolo nostro rampicante fresco va in generale in tutta Italia, una volta dominavamo proprio tutta Italia, oggi ci sono diverse produzioni, soprattutto adesso che andiamo verso fine estate e quindi non hanno più troppi caldi anche nel sud, e quindi il sud lo si serve molto meno di 20-30 anni fa.
qualche partita di Elite va anche all'esportazione, perché comunque abbiamo la fortuna di avere un areale di produzione che offre un prodotto che è il top della qualità a livello italiano ed europeo al momento. C'è qualche problemino, adesso quest'anno abbiamo anche le nuove semenze abbastanza a posto dopo 2 anni che ci sono stati diversi problemi varietali. C'è qualche problema fitosanitario legato a ruggine, non ruggine, legato anche al discorso generalizzato su tutte le colture che tolgono sempre più registrazioni di prodotti che si possono usare. Comunque il nostro prodotto è sicuramente un prodotto di alta qualità. Un prodotto di alta qualità che appunto diciamo è collocato un po' dappertutto, anche la grande distribuzione. Ecco, risentite anche di questa crisi comunque dei consumi di cui sentiamo parlare sui giornali, ma credo che sia reale, insomma, ecco, non è più solo più una cosa che inventano i giornalisti, insomma. Si può palpare tutti i giorni, sia l'acquisto che la vendita, i consumi sono tutti gli anni diminuiscono in percentuale e gli spazi per tutti diventano difficili perché non abbiamo più margini o meno margini, sia per i produttori che producono, hanno dei costi elevati, sia per noi commerciali che facciamo la commercializzazione. La crisi si sente anche qua, anche se è palpabile da tutti i punti di vista. Ecco, però nonostante tutto colgo ancora dell'ottimismo, cioè nel senso la voglia, come dire, di dire ci siamo dentro e cerchiamo di sbatterci fino in fondo, insomma. Non possiamo fare altrimenti, che ormai siamo dentro, è un lavoro che facciamo da una vita e non possiamo che continuare aspettando che i tempi siano migliori. Quindi è cambiato anche il vostro cliente, cioè mentre un tempo era magari il mercato generale, oggi arrivi direttamente alla catena della GDO. Sì, arriva alla grande distribuzione direttamente, e questo ha da un certo lato sfavorito i mercati generali, da un altro lato ha favorito un po' il produttore che riesce a raggranellare qualche soldo in più perché vengono diminuiti i passaggi e noi siamo andati dietro al mercato generale come si è evoluto. Sì, d'altra parte questo piccolo confezionamento, no? Diciamo, dentro queste cassette in qualche modo vi aiuta perché vuol dire già poter partire subito per avviare il prodotto super fresco, diciamo, no? Quindi sì, il cambiamento c'è stato con l'imballaggio più piccolo, è stato positivo. Adesso però penso che andremo ancora davanti ad altri cambiamenti come confezione, perché i supermercati chiedono confezioni diverse tutti gli anni, dunque si vedrà andando avanti poi col tempo come si adegua a quelle che sono le situazioni di mercato. Ecco, Daniele, lei insomma non è la prima volta che viene in giro sui mercati perché conosce bene tutta questa situazione. La domanda è quella: possiamo essere ottimisti ancora? Cioè c'è da essere ottimisti? Sì, io penso di sì. Sì. C'è una situazione complessiva dove nonostante il momento contingente... Con questa produzione è più minima che così, forse eccessiva, ma non ce n'è troppo. Quindi io penso di essere ottimisti. Proprio il discorso che dicevi anche tu prima, cioè quello che la qualità comunque fa premio. Qualità fa premio e il mercato di Bovers ne è la testimonianza, anche perché è uno dei pochissimi rimasti vivi, forte, dei fagioli è l'ultimo, ma vivi forti, ma anche non solo del fagiolo, in tutti gli altri settori, a livello provinciale e anche extraprovinciale, legato probabilmente al fatto che è stato il primo che ha iniziato a confezionare direttamente il prodotto e quindi a puntare sulla qualità. Sicuramente è una sfida, perché sì, è giusto essere ottimisti, ma i mercati sono spariti, diciamo, tutti alla produzione, quindi bisogna che chi lo gestisca bene perché resti tale. E qui lanciamo quindi la palla al Presidente, no? Che deve chiudere questa nostra chiacchierata per dire sostanzialmente, insomma, oggi ci sono tutte le condizioni perché questi mercati non solo sopravvivano ma continuano ad avere questa funzione di riferimento, no? Anche per chi non sta all'interno del mercato, insomma, quindi si può fare ancora molto, ecco, in questa direzione. Sicuramente sì, cerchiamo sempre di fare il meglio sia come produttori, e anche qui abbiamo voluto proprio avere il prodotto in cassetta per avere un prodotto fresco e averlo sano, che arrivi addirittura nella casa, che sia ancora sempre un prodotto fresco e valido, non avere della roba che... No. Attenzione anche ai consumatori. Attenzione ai consumatori. E quindi abbiamo proprio puntato su quello lì. Sicuramente noi siamo disponibili a tutto come mercato, come produttori, però abbiamo bisogno che i commercianti continuano a venirci incontro in tutti i modi. Grazie Presidente per averci ospitati qui oggi a così vedere quello che è il mercato del fagiolo fresco. Siamo appunto a Bovers, come abbiamo detto prima, è sicuramente un prodotto che ha delle grandi prospettive non solo per queste zone ma per tutta la provincia di Cuneo, ed è un prodotto che proprio recentemente, come avete sentito, ho ottenuto l'IGP e quindi in qualche modo valorizzo ulteriormente l'eccellenza del nostro territorio.